Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Dalla postazione avrete capito che oggi parliamo di allenamento a casa. E cosa vi voglio proporre oggi? Beh, voglio proporvi una sfida da fare a corpo libero. Vedo che le persone sottovalutano molto il fatto di potersi allenare a corpo libero e non danno la giusta importanza a questa pratica, quando in realtà anche piegamenti a terra, trazioni, affondi, insomma, tutti gli esercizi che possiamo fare a corpo libero a casa in questo periodo possono essere un'ottima freccia a disposizione del nostro arco. Quindi perché sottovalutarli? E nel video di oggi voglio darvi un approccio che renderà anche dei semplici piegamenti decisamente interessanti da fare, e ne parliamo dopo la sigla. Lungi da me ovviamente proporvi il metodo miracoloso, la grande sfida, cioè non sto facendo niente di tutto questo, anzi devo ammettere che sono stato ispirato da un video che ho visto qualche giorno fa sul canale di Yuri Chechi, e la sfida che ha proposto lui l'ho scritta anche in quello che sarebbe dovuto uscire, però è stato un attimo rimandato, sul mio nuovo libro, proprio sull'allenamento a corpo libero, quindi oggi voglio proporvela. Sto parlando della sfida delle 55 ripetizioni. Perché 55 ripetizioni? Da dove esce questo numero? Beh, non è altro che un ladder. Se voi non conoscete il ladder, consiste nel fare un numero sempre crescente di ripetizioni. Quindi, che so, faccio un piegamento a terra, recupero, faccio due piegamenti a terra, recupero, tre piegamenti, recupero, quattro e così via. E 55 perché 55 è il numero complessivo che esce fuori se ne facciamo 1, 2, 3, 4, 5 fino a 10. E come le facciamo queste 55 ripetizioni? Beh, allora, idealmente vi consiglio di partire con un recupero libero. Quindi facciamo un piegamento a terra, recuperiamo, due piegamenti, recuperiamo liberi, senza un tempo di recupero fisso tra una ripetizione e l'altra. E vediamo quanto ci mettiamo per arrivare a 10. Quanto tempo ci ho messo per fare 1, 2, 3, 4, 10 ripetizioni? Segno il tempo. Bene, una volta che ho segnato il tempo, inizialmente non devo fare altro che cercare di batterlo, e questo è relativamente facile. L'obiettivo di questo lavoro sul lungo periodo è quello di riuscire a fare un ladder vero, originale. Quindi, com'è il ladder originale? Il ladder originale nasce da una sfida tra compagni di allenamento. Quindi l'idea è che io faccio un piegamento, l'altra persona fa un piegamento, mentre l'altra persona fa l'esercizio io recupero, quindi più ripetizioni si fanno più io recupero. Quindi faccio un piegamento, un secondo di recupero, due piegamenti, due secondi di recupero, tre piegamenti, tre secondi di recupero e così via fino ad arrivare a 10. Non è facile, però può essere un buon modo, secondo me, di approcciarsi ai piegamenti a terra piuttosto che passare la giornata a cercare di fare 1000 piegamenti, cosa che piacerebbe un sacco a Saitama e a Bane. Facciamo un approccio denso, un programma di allenamento denso che cerchi di condensare in una qualcosa di sfidante anche un esercizio semplice come piegamenti a terra. Se proprio siete dei supereroi e riuscite a fare questi 55 rispettando i secondi, che non è affatto facile, quindi anche chi lo sottovaluta all'inizio lo troverà estremamente difficile da fare, potete pensare di arrivare a 11, 12 e così via, aumentare le ripetizioni. Potete farlo in ogni esercizio, potete farlo anche nelle trazioni. Nelle trazioni difficilmente riuscirete a farlo con i secondi reali, quindi accumulate semplicemente come volete queste 55 ripetizioni, quindi fate 1, 2, 3, 4, recuperando quanto volete tra una ripetizione e l'altra. Potete applicarlo poi ad altri esercizi, potete applicarlo agli affondi, potete applicarlo agli squat bulgari, squat a corpo libero, insomma, potete applicarlo un po' a tutto quello che volete. Potete applicarlo anche alle dip, nelle dip diventa decisamente interessante se avete modo di farlo, che so, tra due sedie. Spero come sempre di avervi dato uno spunto interessante, a me questo metodo di allenamento sinceramente piace un sacco, perché rende sfidante anche esercizi semplici. Se lo provate fatemi sapere come è andata, se avete dubbi, domande, qualsiasi cosa lasciatemi pure un commento, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.